diretta, siamo qui da V-Comics con lo Slenderman che mette anche un po' di ansia, guarda che bello. Vuoi salutare il pubblico che ci guarda? Lui viene tutte le notti a casa vostra, ve lo raccomando, perché a casa mia già c'è stato. Allora, oggi facciamo la frase di conquista, sapevi? No, giustamente. Allora, questa è il gioco, si chiama la frase di conquista, va bene? Facciamo la, diciamo, la rielaborazione del loro primo incontro. La domanda è: dove vi siete incontrati? Scelta discoteca, oppure in piazza, oppure possiamo scegliere in una fiera. Quale scegli? Pokestop. Al Pokestop, guarda che figata, ok. Fa finta che io apro la porta della discoteca. La discoteca come fa? Al Pokestop che musica c'è? Vai. Barbara Street. Ho paura di incontrare gente al Pokestop io. Successo. In una balera anni 80 la musica fa così. Ho paura di avere due figlie come voi. Fa finta che era una giornata uggiosa in piazza, c'era questa musica. Porchetta, porchetta mia, venite a mangiare, porchetta. La droga è bellissima anche per te. Al mare, che musica c'era? Vai. Stavate ai Caraibi. In fiera, che musica c'è? Musica in lontananza, era in un'altra fiera. Ok, la musica c'è. Tu entri, la vedi cosa pensi? Oh mio Dio. E che hai visto? Un santone, oh mio Dio. Tu lo vedi cosa pensi? Cazzo. Ma come cazzo che figa? Sti cazzi. Sti cazzi. Beh, tra la porchetta e c'è sta benissimo. Cioè, i cazzi, vabbè, figa. Il tuo ragazzo se ne va con una frase che dice... Ti mollo, non ti voglio più vedere. Ok, il tuo invece se ne va dicendo... Meglio se restiamo amici. Meglio se restiamo amici, questo è un inno alla friendzone. Che brutto. Al Pokestop non ho trovato le cose che volevo. Ah, tu vedi, lei ha pensato sta cosa. L'hai presa per la commessa del Pokestop. Dare in camice selvaggio. Un esemplare in camice selvaggio. Wow, che bella. Wow, che bella, la nave o lei? Lei. Che bello, andate per gli stessi pensieri. Ok, ok. Ok, cioè la guardata dice sì, può andare. Cioè ha fatto una... Manca, dice ok, il prezzo è giusto, questa è una cosa proprio per capire. Oh, è il ragazzo della mia vita. Ah, tu subito? Mai conosciuto uno così, dove cazzo stai fino adesso? La canzone a un certo punto cambia, diventa... La porchetta è finita. Voglio andare a Alghe. La prima cosa che gli dici quando la conosci è? Piacere, Tommaso. Bravo, tu gli chiedi pure dove abita, già che ci sei. Dove abita? Che te frega, ma che c'è? Vabbè, tu dai, ok, dopo che vi siete presentati, che le dici? Com'è? Com'è? Beh, minchia, ragazzi, sicuramente nascerà un bambino da queste discussioni. La guardi, gli dici? Oddio, oddio, ciao, tu? Che schifo la vita. Che schifo la vita. Ho pensato qualcosa di volgare, invece è meglio che schifo la vita. E tu rispondi? Hai ragione. Hai ragione, adesso diventano una cosa triste. Poi ci sono anche gli esami. Ci sono anche... Sì, poi i vegani, la guerra nel mondo, le malattie. Non ho trovato Pikachu. È un peccato, ma magari dall'altra parte lo trovi. Ma lo manda anche via, vabbè, no, no. Che musica c'è per farli innamorare? Find me somebody to love, find me somebody to love.
Tu, per conquistare lei, quale sarebbe la frase che sicuramente ti porta alla vittoria? Escile. Andiamo in bungalow. Andiamo in bungalow. Adesso se fai in bungalow, vedi che figata. E tu gli dici... No. Escile. Ma ho trovato un Pikachu una volta, te lo posso donare. Allora in cambio ti do un Charmander. Un Charmander. Va bene, io non voglio fare gesti, si vede che adesso nel 2017 te la do, vuol dire Charmander. Ho fame. Ho fame. E lei dice? Anch'io. Escile. Vieni con me che ti faccio esplorare tutto quello che... tutto il mondo del cielo. Questa è una dichiarazione da Antonino Cannavacciuolo, direttamente. Sul 9. Per chiudere, com'è la canzone per mandare tutti via dalla piazza? La porchetta si è finita. Adesso i vegani, venite vegani, via! Dai, via! Via! Prima praticamente la scena è stata questa in telecamera. Allora, in telecamera, fai. È successo questo, io vai sul palco, andai, fui andato, sì. Diciamo il trip passato nel moto. Sì, ma io mi ricordo, tu c'eri una busta. Tu c'eri una busta. C'è. Sto vedendo il coso dell'uomo. Ma no, ma lui è quello che ci paga, non ti conviene prenderlo in giro, se no ci caccia subito perché è quello che comanda. Ah, c'è ragione. Che lavoro fai? Io sono un agente di commercio. Ma davvero? Ma cazzo, allora è la grande. Cioè, vai, nome. Io finisci, sì, figa. Io andai sul palco il giorno del V-Comics e trovai lui che cantò e lui mi aggrappò e iniziò a fare così, ma... cantava e quindi a me piacque parecchio. A fine concerto io andai da questo signore a stringergli la mano e la sua reazione fu tipo allora io pensi che nel tuo corpo c'erano sostanze stupefacenti illegali di contrabbando. Guarda, io allora adesso ti ringrazio, sì. Ti ringrazio. Che sei il migliore. Guarda, sei troppo gentile. Io posso utilizzare te proprio come faccia, visto che sei Daredevil. Aspetta, allora, aspetta. Devo fare anche la presentazione mia personale, perché io sono una meme umana, quindi dirò alla telecamera: "Way boss, sono naked e sono qui con la pussy". Guarda, è stato bello anche per me. Io vi ringrazio. Siete sicuri che voi tre non volete partecipare? No, dice io non voglio apparire con lui. Potete finire in galera. Escile. Escile. Bene, alla grande.